ci ha voluto come una famiglia di uomini. La nostra libertà e le conseguenze del peccato producono spesso conflitti, contraddizioni, guerre, eccetera, eccetera. Ma il punto di partenza è accettare la realtà. Una delle cose che trovo assolutamente ideologiche, artificiose e astratte di tanti dibattiti sulla presenza dei musulmani è che nessuno accetta la realtà. Mi sono spiegato che nel giro di 15 anni sono 20 milioni in Europa, e siccome fanno mediamente 5-6 figli, non ne facciamo se no uno, diventeranno in 15 anni ancora più numerosi. Allora è inutile che stiamo lì dai soliti sapientoni europei seduti sul divano davanti alla televisione con un whisky a dire come si risolvono i problemi. Prendiamo atto di un processo che è in atto e cerchiamo di stare dentro questo processo, equilibrando attentamente l'accoglienza di cui noi stessi abbiamo sempre e facciamo esperienza, che è una delle dimensioni fondamentali del ministero degli sposi, come ricordava prima Marta, coniugando l'accoglienza con l'ordine e con la legalità. Dobbiamo trovare la strada per mettere insieme queste cose. Ma basta vedere i nostri ragazzi come si muovono in questo senso. Abbiamo visto la strada di ieri pomeriggio a Mascontenta, i ragazzi guidati da un bel gruppo culturale avevano preparato, per lungo questo anno, un musical improntato all'epoca degli scontri razziali negli Stati Uniti, ed era molto sentito, quindi la difficoltà di una maggiore unità e coinvolgimento tra gli afroamericani e i bianchi, e mi ha colpito il fatto che i due gruppi costituiti, che poi si intrecciavano parlando, la maggioranza dei ragazzi e delle ragazze di quei gruppi era di verde. Quindi il meticciato ce l'abbiamo qui, non è che stiamo lì a fare discorsi teorici. Se loro vivono insieme allo stesso gruppo, hanno portato lo stesso show, e l'hanno reso ancora più efficace, perché si vedeva a vista nuda che la questione è così. Allora, dobbiamo muoverci in questa direzione. No, le soluzioni pratiche bisogna costruire con pazienza, la moschea, l'ora di religione, e bisogna sempre distinguere i diritti fondamentali, perché se noi diciamo che il diritto alla libertà di religione non è un diritto reale, se non arriva fino alla libertà di culto, che libertà ho di religione se non posso praticare il culto? Quindi allora sappiamo del principio, posso escludere l'ipotesi della moschea. Dopo andremo a vedere, siccome questo avviene su un territorio di una nazione a grandissima prevalenza ancora oggi di valori cristiani, allora andremo a vedere concretamente che bisognerà con saggezza, ecco l'importanza dell'impegno civile sul territorio. Ma l'impegno concreto di toccarsi le maniche come cristiani, con il coraggio della propria identità, andremo a vedere concretamente. Per esempio, qui nella nostra terra è proporzionata una moschea rispetto alla consistenza della presenza dei musulmani, oppure i tanti luoghi di culto che già hanno sono sufficienti? A quale condizione è proporzionata? Per esempio, non sarebbe proporzionata se fosse con la baracca di quattrini che vengono dall'Arabia Saudita, mi spiego, e se fosse imposta la nostra terra. Ma questo è un lavoro pratico che i cittadini devono fare sul territorio, non limitandosi a qualche battuta di bar o all'inizio del lavoro e ripetendo quello che sentiamo alla televisione, ma costruendo, come stanno facendo i nostri, per l'incontro che ho fatto a Mestre